Pasta, pesto e pesce spada, un piatto di mare facile da fare, cremoso, profumato e buonissimo. Inizia dalla preparazione del pesto. Prendi del basilico fresco e stacca le foglie dai gambi più duri. Riva uno spicchio d'aglio dell'anima, che è poco digeribile, e metti tutto nel vaso del mixer. Basilico, aglio, pinoli, pecorino, un pizzico di sale e un filo d'olio, poi frulla a intermittenza. Metti il pesto da parte e occupati del pesce. Ripuliscilo da pelle e lisca centrale e taglialo a pezzettini. Schiaccia uno spicchio d'aglio senza sbucciarlo e fallo rosolare in padella con un filo d'olio. Aggiungi il pesce, cuoci a fiamma viva per un paio di minuti, aggiungi un pizzico di sale e sfuma col vino bianco. Nel frattempo cuoci la pasta, scolala al dente e aggiungila al pesce in padella. Fai saltare a fiamma viva per un paio di minuti per farla insaporire per bene, togli dal fuoco e aggiungi il pesto. Non ti dico che profumino! Come vedi è bastato veramente poco e ne è uscito fuori un pranzetto da leccarsi i baffi. La delicatezza del pesce spada si sposa benissimo con l'intensità del basilico e dell'aglio. Un piatto con tutti i profumi del Mediterraneo. Vediamo come mi è venuta. Buonissima!